piacque in questa valle amena visitare una ricca foresta denominata Bosco Vecchio. Il Bosco Vecchio, per la gente di qui, è qualcosa di speciale. Questi alberi sono i più antichi che si conoscano. La buon'anima di vostro zio non ha mai osato toccare neppure una di queste piante. A quanto mi risulta, qui di vieti non ce ne sono. Un altro grido e t'accoppo sul serio, eh? Qualsiasi tentativo di persuasione sarebbe inutile. Ma con chi sta parlando quel forsennato? Sapete bene che ci sono certe voci in giro sul Bosco Vecchio. Ah, superstizioni, credenze da semplicioni. Però ci credeva anche il morro. Oh. Il morro è morto! Ha lasciato com'era il Bosco Vecchio, ma tutto il resto l'ha sfruttato più che ha potuto. Compresa la parte di vostro nipote Benvenuto. Tu vorresti che lo facessi morire? Se non è che questo non avrò da fare molta fatica. Tu lo sai perché è morto il morro? Perché ha ucciso un topo! Chi vi dice, signor colonnello, che il brigante Giacomo non possa ritornare? Se il topo vi dà fastidio, accoppate! Ma adesso, se proprio lo vuol sapere, anche il posto non lo posso più soffrire! Questi boschi sono miei e non devo rendere conto a nessuno, capito? Non voglio che mi scoprano. Colonnello Procolo, siete impazzito? Siete venuto per il controordine? Il colonnello Procolo non ha mai dato un controordine in vita sua. Vede benissimo che una fetta della luna piena abbia bucato in modo smisurato. Buonanotte, bello! Simpatico! Saluta la sentiera quasi! Cosa c'è? Zio! C'è un topo! Lo sento, c'è un topo! Sta rosicchiando! Ah, io non sento niente, ragazzo. Perché adesso ha smesso?